Allora, salve, buonasera a tutti. Ricordiamo che quello che diceva il professor Bosco, anzi, volevo riflettere su quali sono state le scelte adottate dai precedenti governi e dall'attuale governo in materia scolastica, molto semplicemente. Volevo riflettere un po' sulla prassi abituale, insomma, sia lavorati sia bambini hanno la tendenza a esprimersi per slogan. Stavo evocando, stavo percorrendo mentalmente alcuni slogan, pensando al ministro Moratti, per esempio, andava molto di moda qualche anno fa a parlare appunto della scuola delle 3i, obiettivo che è stato poi recentemente ripreso. Quindi l'obiettivo delle 3i, ci ricordiamo, insomma, che si chiama dell'informatica e dell'impresa. Ora, questi obiettivi a cui è stato dato tanto di salto sia durante il Ministero Moratti che durante il Ministero Gelmini, veramente sono obiettivi molto lontani dall'essere conseguiti nonostante le dichiarazioni programmatiche ambiziosissime. Pensando all'inglese, per esempio, si rifletteva sul fatto che di fatto completamente molte ore di lingua inglese in molti istituti ha subito sebbene poi la componente del Ministero che si occupa di materia linguistica, in particolare continuino a bilanciare l'importanza del raggiungimento di obiettivi molto alti, ovvero un livello B2 fondamentalmente per tutti gli studenti, un livello che sappiamo che è il skill, ovvero la docenza di una materia non di lingua straniera, in inglese. È un altro cavallo di battaglia, diciamo, che sta andando molto di moda con il Ministero Gelmini, chiaramente è un obiettivo per cui sono state enormi risorse, queste risorse sono ben vinte dall'essere rilassate. Invece quello che vediamo è che tramite l'alternanza scuola-lavoro si lascia, si spalanca la porta degli istituti all'impresa, quindi tutto questo avviene chiaramente a discapito della componente studentesca che si vede appunto sfruttata già a partire dagli anni scolastici nel mondo del lavoro, una forma di pieno sfruttamento appunto da parte dell'impresa per la quale non è prevista nessuna tutela di carattere sindacale naturalmente. Ripercorrendo altri slogan che sono molto di moda adesso, sono anche un po' offensivi, diciamo, per la categoria degli insegnanti, per esempio parlando di DSA, ovvero del tirocinio formativo attivo, il nuovo modello di reclutamento, va molto di moda dire che deve passare dal sapere al sapere insegnare, perché gli insegnanti attualmente non fossero in grado, nonostante le loro conoscenze, che tra l'altro spesso vengono messe in discussione da chiunque voglia farlo, quindi dal campo libero, chiunque criticare gli insegnanti, si ragiona appunto come se i competenti di insegnamento non fossero padroneggiati dagli insegnanti di docenza attualmente nelle scuole italiane. Un altro slogan che va di moda per gli studenti, che alla base della formazione di programmazione è assolutamente inattuabile perché richiederebbero risorse significative, è imparare a imparare, come vedete, insomma, ci rendiamo conto che di per sé non significa nulla. Quello che dà del valore rileva, quindi, è che questo governo, oltre a parlare di slogan che depauperizzano di termini di pregnanza semantica, in base alle iniziative riformistiche, o controriformistiche che si vogliono che sono state proposte, porta a risultati completamente diversi. Quindi che cosa si raggiunge allo stato attuale delle cose in base alla riforma dei tre quadri orari, delle scuole superiori, ma anche provvedimenti, le impostazioni che sono state applicate alla scuola primaria, secondaria di primo grado o alla scuola primaria stessa che è stata ampiamente penalizzata? Si raggiunge un obiettivo, un'ignoranza generalizzata, chiaramente allarme ovviamente dati di valori, un'ignoranza generalizzata che un po' vuole condurre a una gestione dei rapporti di carattere feudale, a partire dalla gestione dei rapporti lavorativi all'interno della stessa scuola, nella deriva aziendalistica e privatistica che la scuola sta traversando. Un altro obiettivo che la scuola raggiungerà, chiaramente, secondo questa deriva a cui è condannata attualmente, è una deriva verso l'integrazione,
spirito critico e conseguentemente avranno un approccio con la realtà, nella migliore delle cose, se improntato sull'indifferenza, ma molto spesso, come vediamo questi ragazzi anche in questi territori, il rischio più forte sarà un ricorso sempre più preoccupante verso atteggiamenti addirittura di intolleranza, come possiamo notare, e di individualismo sfrenato che è alimentato anche da un malinteso senso del merito che questo governo continua a portare avanti. Quindi io non vorrei prolungare troppo questa analisi e avrei piacere che poi dopo ci fossero degli interventi sul nostro modo di vedere la scuola, spero condiviso appunto perché uno degli strumenti di Italia dei Valori sarà proprio lo strumento del convegno con il confronto con le parti direttamente interessate all'argomento scuola. Venendo alle proposte programmatiche, chiaramente insomma quello che Italia dei Valori cerca di raggiungere è una scuola che sia una scuola sostanzialmente di qualità. Quindi una scuola sostanzialmente di qualità è una scuola in cui il personale è un personale stabile. Il problema del precariato scolastico è uno dei limiti più forti che hanno portato a una degenerazione del sistema formativo, non perché gli insegnanti precari non siano insegnanti che hanno delle potenzialità formative, naturalmente, anzi abbiamo esercito gli insegnanti precari che hanno un curriculum straordinario, percorsi di laurea complessi, ancora di tante molto selettive, queste esercizi chiaramente vengono mandate al nomadismo, alla disoccupazione, all'emarginazione e sommissione dal mondo della scuola. Quindi innanzitutto far sì che all'interno delle scuole ci sia un organico che possa soddisfare le esigenze dell'istituto, sia dal punto di vista numerico, quindi con tutte le coperture numeriche che una scuola necessita, sia all'interno dei rapporti interpersonali che devono esistere all'interno della scuola. Noi vogliamo che all'interno della scuola tutte le componenti che fanno parte sentano partecipi di un organismo all'interno del quale si possono formulare proposte operative condivise e ognuno possa apportare un suo contributo significativo. Affinché ciò avvenga bisogna porre fine a questa forma di comunità sfrenata che chiaramente insomma spinge le parti a sentirsi componente di passato e transitoria all'interno delle istituzioni. Per quanto riguarda le proposte quindi operative relative ai contenuti nelle scuole di vario ordine e grado, noi abbiamo elaborato uno schema che vi leggo, insomma, perché è abbastanza sintetico, chiaramente verrà integrato con il trascorrere del tempo. Partiamo dal fatto che chiaramente vanno limitati il numero degli studenti all'interno delle classi e bisogna prestare una maggiore attenzione al rapporto tra insegnante sostegno e alunni disabili e bisogna curare la continuità didattica del rapporto tra insegnanti sostegno e alunni disabili. Per quanto riguarda il processo del grado, quindi per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, chiaramente vanno rivalutate le istituzioni di grado della giustizia agli anni e va esteso l'obbligo scolastico all'ultimo anno di scuola dell'infanzia per creare dei soliti prerequisiti prima dell'accesso alla scuola primaria, quindi ultimo anno di affido, diciamo, semplificando, obbligatorio. Quindi obbligo scolastico a partire dai 5 anni di età. Poi, per quanto riguarda la scuola primaria, l'obiettivo sarebbe innanzitutto suddividere la scuola primaria in due cicli, il primo ciclo che comprende la prima e la seconda classe, il secondo ciclo dalla terza alla quinta classe, quindi con la diversificazione nel momento in cui viene più sviluppato il pensiero astratto. Poi, punto fondamentale su cui si è già discusso, completa e coerente attuazione del tempo pieno, diciamo l'abrogazione del cosiddetto maestro unico, maestro prevalente che effettivamente del si voglia, il ritmo dell'insegnamento modulare basato su tradizioni più alte valenti, cioè l'area linguistica e espressiva e l'area logico-matematica, con l'affidamento delle discipline specifiche, cioè l'educazione motoria, l'educazione musicale, le lingue straniere, l'informatica, ad insegnanti con titoli e competenze inerenti, quindi il contrario del maestro prevalente, tuttologo, che vede l'assegnazione dell'impossibile, di tutto lo sci.
riferito ai linguaggi informatici multimediali, ritorno al curriculum ciclico, cioè ritorno ai vecchi programmi. C'è stato un riferimento a questo argomento prima da parte di Stefano Enrico, cioè i programmi di storia, per esempio, no? Programmi che non spingano a soffermarsi per tempi indefiniti, lunghissimi sulla preistoria, ma che comprendano tutto l'arco della storia che lo studente devono conoscere. Per l'ultimo anno di scuola primaria si prevede la suddivisione dell'orario scolastico tra insegnanti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, così da facilitare il passaggio dei bambini al sistema pedagogico relativo a una diversa fase dell'età evolutiva, come avviene già in parte, diciamo, in Francia, quindi con una forte sinergia tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Infatti, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, per il primo anno si prevede, come per l'ultimo anno della scuola primaria, la suddivisione dell'orario scolastico tra insegnanti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, per valorizzare gli elementi di continuità del curriculum, in parte analogia appunto sempre con il modello francese. Un altro elemento che abbiamo valutato è l'importanza dell'introduzione allo studio del latino.